produzione industriale e difesa dell'ambiente. Le due posizioni sembrano stridere fortemente e per lungo tempo la lontananza fra loro è cresciuta, sempre di più. Una dicotomia profonda, apparentemente insanabile, nata e maturata all'insegna di ragioni totalmente diverse, di obiettivi divergenti e di spinose e inconciliabili contrapposizioni, pratiche e non di rado ideologiche. Eppure lo sviluppo economico e l'evoluzione non possono prescindere né dall'una né dall'altra. La liberazione dalla fame, dal freddo, la possibilità di conoscere, di comunicare e di avere una buona salute dipendono infatti dalla disponibilità di oggetti e servizi prodotti attraverso processi industriali che provvedono alla trasformazione delle risorse naturali, comprese le energie rinnovabili, in beni materiali su larga scala. Ad attenuare lo scontro tra l'industria e l'attenzione per l'ambiente viene oggi certamente in aiuto la tecnologia, che da un lato consente di smorzare in maniera significativa gli effetti inquinanti del processo produttivo e dall'altra di creare delle interazioni sempre più favorevoli al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale. Molti passi sono stati compiuti, altri ne restano da fare, questo è certo, ma diversi settori industriali hanno già raggiunto traguardi importanti in questa direzione, realizzando prodotti a loro volta destinati a migliorare la qualità della vita, anche nel rispetto del mondo naturale. L'industria dell'auto, in particolare, sta agendo sullo sviluppo e la realizzazione di motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Una transizione, in questo caso, certamente complessa e articolata, ma ad oggi già testimone di ottimi risultati. Tra i marchi automobilistici ormai da tempo avviati lungo questo percorso, annotiamo anche il gruppo PSA, proprietario dei marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel. A tal proposito è proprio il marchio Citroën a proseguire l'offensiva elettrica attraverso la nuova C4, disponibile appunto anche in una versione 100% electric. Oltre a questo, il nuovo modello proposto dal marchio del Double Chevron si fa notare per lo spirito deciso, le linee scolpite e l'assetto rialzato, con svariati elementi integrati dal mondo dei SUV. Svelate in anteprima mondiale nuova C4 e nuova EC4 100% electric, con cui Citroën scrive un inedito capitolo della sua storia e prosegue la sua offensiva elettrica. Un nuovo modello che esprime appieno il DNA di Citroën per la sua identità innovativa e il suo comfort eccezionale. E offre la scelta fra motorizzazioni 100% elettrica, benzina o diesel. È in grado di soddisfare le aspettative del suo segmento, di cui propone un'interpretazione moderna e dalla forte personalità. Lo stile è deciso, con linee scolpite e assetto rialzato, integra elementi del mondo dei SUV per maggiore forza e carattere. Aerodinamica e fluida, la silhouette coniuga eleganza, potenza e dinamismo. L'identità forte è sottolineata dalla firma luminosa a V anteriore e posteriore. Il design assertivo e grafico si arricchisce di numerose possibilità di personalizzazione che proseguono all'interno. L'abitacolo, accogliente e tecnologico, esprime immediatamente benessere, comfort e modernità per il design delle linee e per la qualità dei materiali. Nuova C4 e nuova EC4 100% electric offrono la scelta della motorizzazione termica, di nuova generazione, benzina o diesel, oppure 100% elettrica, con un'autonomia di 350 km nel ciclo WLTP, che permette grande libertà di movimento, fluidità di marcia e piacere di guida, con zero emissioni di CO2 e zero rumore. La ricarica della batteria è semplice, può essere programmata o posticipata. Inoltre, la funzione brake permette il recupero dell'energia disponibile durante le fasi di frenata e di decelerazione. Nuova C4 e EC4 100% electric offrono una nuova esperienza del programma Citroën Advanced Comfort, un comfort moderno e globale per tutti, declinato in ogni aspetto per aumentare il benessere a bordo, garantito dalle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions e dai sedili Advanced Comfort, da un'abitabilità generosa e uno spazio per le ginocchia best in class. Dal bagagliaio ampio e facilmente utilizzabile, da vani porta oggetti funzionali, con l'innovativo Smart Pad Support Citroën. L'ambiente interno è rilassante e luminoso, grazie al tetto in vetro panoramico apribile elettricamente.
Al servizio della sicurezza, 20 tecnologie di aiuti alla guida, che comprendono l'Highway Driver Assist, dispositivo di guida semi-autonoma di livello 2, a cui si aggiungono 6 tecnologie di connettività che offrono continuità tra la vettura e l'universo digitale del cliente. Trattandosi di una Citroën, lo sviluppo della nuova C4 ha dovuto tenere in debito conto il comfort e ogni aspetto relativo al benessere a bordo, ottenuto in particolare tramite le sospensioni dotate del sistema Progressive Hydraulic Cushions. Questa è una delle tante innovazioni tecnologiche con le quali il modello francese si appresta ad affrontare la sfida del mercato. La tecnologia. Il tema è particolarmente caro anche al marchio DS, che nella cornice d'eccezione delle cave di marmo di Carrara ha consentito di mettere alla prova il SUV DS7 Crossback nella versione elettrica E-Tense 4x4 da 300 cavalli. Ma l'occasione si è rivelata propizia anche per la presentazione della nuova arrivata, la DS9, berlina in grado di incarnare il lusso, l'eleganza e il dinamismo di una vettura presidenziale per antonomasia. Sia nel caso di DS7 Crossback E-Tense che di DS9 si è rivelata fondamentale la vasta e approfondita ricerca tecnologica derivante dalla Formula E, campionato nel quale il marchio francese ha primeggiato nelle ultime stagioni, sia nella classifica piloti che in quella riservata ai team. Uno scenario di mercato premium che decresce del 33%, DS è stato l'unico marchio multienergia a trovare la forza con la resilienza, l'agilità del team e dei propri concessionari di crescere ancora. Una crescita che è legata in gran parte anche al successo della tecnologia E-Tense. E proprio in questi giorni, qui, in una cornice d'eccezione come le cave di marmo di Carrara, abbiamo voluto testare la DS7 Crossback 4x4 300 cavalli. Una vettura che ha dimostrato su terreni accidentati una potenza, una trazione unica nel suo segmento, ricordando che la 300 cavalli è un 4x4 full electric, unico nel segmento premium. In questa cornice la dobbiamo presentare anche la nuova arrivata, la DS9, che è la vettura che incarna il lusso francese, il savoir-faire, l'eleganza, il dinamismo, la vettura presidenziale per antonomasia, che rappresenta tutta la ricerca e tecnologia che i nostri ingegneri derivanti dalla Formula E mettono oggi dal circuito alla strada. La tecnologia E-Tense è stato uno tra gli elementi determinanti per la crescita di DS, un risultato di particolare rilevanza per il marchio francese, in particolar modo tenendo conto dell'attuale scenario mostrato dal mercato premium, in calo fino al 33%. DS Automobile è infatti l'unico brand appartenente a questo segmento in grado di far registrare ancora oggi una crescita decisamente rilevante. Ma a mietere successi è anche la Casa del Leone. Grazie al nuovo SUV 2008, Peugeot ha infatti di recente ottenuto il premio per il design Red Dot Award 2020. A convincere la giuria è stato in particolar modo lo stile, dalla forte personalità espresso dal design esterno e dalle soluzioni riservate all'abitacolo. In quest'ultimo caso spicca ancora il nuovo Peugeot iCockpit 3D dotato di grafiche tridimensionali. Il quadro è completato dal colore di lancio del nuovo Peugeot 2008, ovvero la tinta denominata Orange Fusion, un forte richiamo alla storia del marchio transalpino e ai suoi modelli fortemente innovativi. Thank you.
Il Red Dot Award è da 60 anni uno dei premi internazionali più prestigiosi per il design e per questo motivo il riconoscimento ottenuto da Peugeot 2008 assume un valore ancora più prestigioso. Il SUV del Leone, come è stato possibile apprezzare dal video, spicca, tra le altre cose, per il carattere trasversale che gli consente di esprimere al meglio le proprie peculiarità sia nell'uso cittadino che nel corso dei lunghi viaggi. L'incontro tra design e tecnologia rimane comunque ancora al centro di questa puntata, in un viaggio che ci riporta nuovamente al marchio DS. Ad entrare questa volta in scena è DS3 Crossback, forte di due innovazioni altrettanto significative. La prima concerne le innovative maniglie a scomparsa che, a riconoscimento della chiave, a 3 metri di distanza, compiono un'estrazione prima di 30 e poi di 60 mm. La seconda innovazione riguarda invece i Matrix LED Vision, un gruppo ottico costituito da 3 LED anabbaglianti a cui si aggiunge il modulo Matrix Beam, composto da 15 unità LED indipendenti. DS3 Crossback non fa altro che confermare ancora una volta l'attenzione del marchio francese per il comfort di bordo, la sicurezza e lo stile. Valori fondanti del segmento premium, nel quale DS, non a caso, sta scalando un numero sempre maggiore di posizioni. Ma tanta è anche la strada che sta percorrendo Peugeot, questa volta con un evidente interesse nello sviluppo della mobilità elettrica.
Una strada, questa, che sta contribuendo ad ampliare un modello come la nuova E208, progettata fin dall'inizio per essere 100% elettrica. Le batterie sono infatti perfettamente integrate nel pianale e non compromettono quindi l'abitabilità a bordo o la capacità del bagagliaio. Qualche numero aiuta ancora meglio a raccontare le doti di Peugeot E208. Una potenza di 136 cavalli, la coppia di 260 Nm e 8 secondi e un decimo per accelerare da 0 a 100 km orari. Il baricentro, molto più basso, consente di avere inoltre un assetto ottimale, con trasferimenti carico davvero minimi. Le radici della tradizione, il senso del presente e la visione del futuro. Questa puntata di Garage ha attraversato un percorso ricco di emozioni, visioni e tecnologia attraverso la narrazione della mobilità elettrificata, elemento sempre più vivido e presente del nostro vivere quotidiano. La dimostrazione, ancora una volta, è di quanto la tecnica, l'ingegno e la passione possano essere in grado di dare vita ad una miscela unica ed esplosiva. La stessa che la redazione di Garage tornerà a raccontarvi a breve, tra 2 settimane. Buona visione a tutti!